La Bosca San Bernardo Cuneo torna a vincere e lo fa in 5-7 nel recupero dell'ottava giornata. Di fronte un Millennium Brescia che però le dà parecchio filo da torcere in una partita tesa ed equilibrata fino all'ultimo. Senza Alice De Gradi, comunque presente al palo Bibanca per sostenere le sue compagne da vicino, le piemontesi mettono sul piatto una prova di cuore e di carattere, riscattando le ultime 3 sconfitte consecutive. Dall'altra parte della rete c'è una squadra anch'essa alla ricerca disperata di punti dopo una serie di alti e bassi. Coach Mazzola si affida a Nicoletti in posto 2, Jasper e Svetnik in banda e la coppia Veglia Berti al centro, oltre a Bekis in cabina di regia e Parlangeli libero. Per Pistola le scelte sono invece praticamente obbligate, con Bizio posta signorile, Stranzale e Unguriano in banda e Candy e Zacheu al centro. Il primo set è equilibrato fino al 20-20, quando la Bosca, grazie anche agli ingressi di Giovannini e Turco, riesce a trovare il break decisivo. Nel secondo set però la musica è diversa. Nella fase cruciale del parziale infatti la Millennium non si spegne più e grazie ai 6 punti di Jasper, ma soprattutto ai 2 muroni di Berti, riesce ad avere la meglio 26-24. I tanti recuperi in pochi giorni si fanno sentire ed entrambe le squadre accusano la stanchezza, peccando in continuità. E nel terzo set Cuneo a faticare. Capitan Veglia e compagni migliorano la fase muro difesa e l'attacco di Cuneo diventa più prevedibile. Unguriano cala con il passare dei minuti e Pistolale preferisce Giovannini. Ma Brescia aumenta l'intensità e le leonesse portano la testa avanti vincendo 25-20. 2-1 Brescia e Cuneo con le spalle al muro. Ma nel quarto set l'inerzia dell'incontro cambia ancora. Zacheu, che chiuderà il match con 17 punti, ne stampa 7 in un set, di cui 4 muri. Unguriano, reinserita da Pistola nel momento clou del set, è semplicemente perfetta. Trova 2 ace e 5 punti, decidendo di fatto il parziale e spedendo le sue compagne al tie-break. Il quinto set premia la Bosca, che tiene duro nel momento cruciale e nonostante una palla match sprecata riesce ad aggiudicarselo 16-14. 2 punti preziosissimi per le gatte, che tornano a sorridere in attesa dell'ultima partita da recuperare, prevista giovedì sera contro Trento. Per Brescia invece un punto amaro sì, ma arrivato al termine di una prova convincente che non può che rappresentare un'iniezione di fiducia dopo la brutta sconfitta contro Monza.